Eroina è il secondo libro che dedico a questo argomento. Il primo si chiamava Piccola città ed era un libro che dedicavo alla storia di mio padre, che quando io ero adolescente ha avuto un periodo di dipendenza dall'eroina. Piccola città era riferito al fatto che io in quel momento e anche lui vivessimo a Grosseto e quindi raccontava la sua storia e la storia d'Italia attraverso lo sguardo di una bambina che crescendo si rendeva conto appunto della tossicodipendenza. Faccio questa premessa perché Eroina nasce dopo che ho finito quel libro e mi sono resa conto che la questione dell'eroina non riguardava soltanto la generazione di mio padre, anche un po' un luogo comune, gli anni Ottanta, insomma una stagione finita, ma era un tema profondamente presente nella nostra contemporaneità che riguardava persone che avevano e hanno l'età più o meno delle mie figlie. E si è trasformato il consumo di eroina, si è profondamente livellato a quello di altre sostanze, ma continua ad essere una sostanza molto diffusa e soprattutto in un momento nel quale dagli Stati Uniti arrivano appunto sempre nuove notizie sulla crescita del consumo di oppioidi. Quindi mi sono interrogata su quale fosse il nostro destino e la nostra contemporaneità. Valentina è una persona che ho conosciuto in carcere a Venezia presentando Piccola città e siamo diventate molto amiche, l'ho seguita in questi anni e per me lei, di cui parlo comunque poco nel libro, rappresenta davvero la pietra angolare su cui ragionare per parlare di diritto di salute oggi in Italia, di questione delle dipendenze non solo da eroina, di disagio, ma anche di genere, perché comunque c'è la questione della prostituzione, di cui non si parla mai, delle persone che si fanno. E quindi sì, insomma, Eroina è un libro che ci parla della storia di questa sostanza, ma anche molto di che cos'è l'Italia oggi.